Sì, allora il motivo per cui siamo qua oggi è molto semplice, carenza del personale sanitario. Ormai il problema si fa sentire anche nella nostra piccola Chioggia. Problema che si riflette anche su altre aree della Serenissima, però Chioggia ha qualche problema in più rispetto ad altre realtà. Perché? Problema degli alloggi. Gli alloggi si trovano con fatica e soprattutto c'è un rincaro dei canoni estivi molto importante e quindi è un deterrente per quanto riguarda le persone che vogliono venire a lavorare qua. Altro problema è la viabilità della Romea. La Romea purtroppo, noi sappiamo benissimo che per arrivare a Chioggia, soprattutto nel periodo estivo, è un problema per i lavoratori. Altro problema ancora è la linea ferroviaria che da tanti anni speravamo che arrivasse a Chioggia, purtroppo siamo ancora isolati da questo punto di vista. Il personale ormai è allo stremo, si lavora da troppo tempo con i contingenti minimi. I reparti stanno in piedi grazie al buon senso e senso di lavoratori, ma questo non basta più perché comunque vengono sospese ferie, vengono sospesi permessi e i turni ormai sono troppo gravosi. Allora, il motivo che siamo qua oggi è molto semplice: vogliamo iniziare a sensibilizzare la cittadinanza che non va tutto bene e soprattutto le istituzioni, in primis Regione Veneto, in quanto chiediamo un inizio di un'azione concreta per risolvere i problemi che ci sono in sanità, sia a livello locale che a livello regionale. Federica, cosa dici? La carenza di personale che stiamo vivendo in questo momento non è solo qui nella nostra Chioggia, ma anche in tutte le altre realtà. I presidi sono stati fatti anche a Mestre e Mirano Dolo, perché la volontà nostra è di far capire che una sanità che funziona dà benessere ad una cittadinanza ed è dovere di tutti tutelare i cittadini. I servizi che vengono erogati sono di qualità, ma i nostri operatori non ce la fanno più. Stiamo parlando di circa 300 infermieri che mancano all'appello e altrettanti operatori sociosanitari, per non parlare della carenza dei medici. Quindi noi cerchiamo con questo presidio di sensibilizzare l'opinione pubblica che così la sanità non può andare avanti, bisogna investire, bisogna dare delle risorse. Anche oggi terminiamo un giro di presidi che come CGL abbiamo organizzato in tutti gli ospedali del veneziano. L'oggetto qual è? Che più di un anno fa abbiamo consegnato oltre 20.000 firme come CGL di Venezia alla Regione, chiedendo un piano straordinario di assunzioni e chiedendo più risorse per la sanità pubblica. C'era stato un impegno da parte della Regione, è passato un anno e siamo di fronte non solo al mancato impegno, ma all'ulteriore taglio che colpisce lavoratori, servizi, cittadini e retribuzioni di chi lavora. Quindi noi stiamo facendo questa iniziativa nel mese di luglio per dare un segnale anche che non andiamo in vacanza e poi a settembre, concluso il tour che stiamo facendo negli ospedali, riprenderemo una grande campagna a difesa della sanità pubblica, chiedendo risorse per i lavoratori, assunzioni e più soldi per il contratto, visto che tutti dicono che bisogna rendere attrattivo queste professioni, ma oggi si stanno tagliando i soldi per il rinnovo del contratto. Adesso c'è vacanze sicure. Sappiamo benissimo che la nostra città, rispetto al periodo invernale, il turismo è di frequenza giornaliera, da pendolare, ma anche vengono a visitare Chioggia e quindi fare le vacanze. C'è un progetto qua dentro di noi che parte ogni anno ad estate, appunto per aiutare sia il litorale, la spiaggia e l'interno dell'ospedale. Fino all'anno scorso c'era un supplemento di personale con contratto a determinato. Quest'anno stiamo noi sopportando tutto il problema che c'è nel litorale all'interno dell'ospedale con stesso personale. Quindi invece di fare 6-7 ore giornaliere per aiutare questo progetto, diciamo aiutare perché sarebbe facoltativo, però dopo alla fine diventa obbligatorio, facciamo 12 ore al giorno, quindi 6 ore ordinarie più supplemento di orario per portare avanti questo progetto, perché sappiamo benissimo che il turismo, quando ha problemi, parte dal pronto soccorso, fa l'accettazione e entra in ospedale. Quindi è un supplemento che noi dobbiamo garantire a tutti quanti, sia gli anziani, che Chioggia sta diventando sempre più anziana, e sia il turismo che sta arrivando giornalmente.